importante per Salerno e per questo sodalizio che ormai è nato tra la comunità polacca e la città di Salerno. L'anno scorso, ricordo, di questi tempi si parlò di Solidarnosc, si evocò un momento fortissimo di lotta per la libertà condotta da donne e uomini in quel periodo. Oggi il rapporto che c'è stato tra il Risorgimento e i polacchi, questo rapporto in effetti con la popolazione polacca è sempre stato molto solido, addirittura viene evocato questo rapporto anche all'interno dell'inno di Mameli. Questo vuol dire che deve crescere sempre più questo sodalizio tra la cittadinanza di Salerno e la comunità polacca, per far sì che sempre di più possano essere evocati momenti storici di questo straordinario popolo che si è contraddistinto sempre per lo spirito di grandissima libertà che ha avuto. Buonasera, sono Eva Vidak, la presidente dell'Associazione dei Polacchi a Salerno in provincia. Stasera presentiamo una bellissima mostra per la nostra e la vostra libertà, i polacchi nel Risorgimento italiano. La mostra illustra alcuni degli episodi più significativi che hanno caratterizzato la storia delle lotte comuni di italiani e polacchi durante e dopo il Risorgimento. Questa mostra è stata preparata dalla comunità di Torino a cura della professoressa Jaworska ed è stata preparata per l'occasione del 150 anni d'Unità d'Italia. Ha avuto moltissimo successo, abbiamo voluto presentarla noi qui a Salerno e con grande difficoltà, anche se abbiamo avuto delle grandi difficoltà, siamo riusciti a portarla giù a Salerno. Quindi spero tantissimo che piacerà a tutti e invito tutti ovviamente a visitarla. Io mi chiamo Jadwiga Pietraci, che sono il capo dell'ufficio consolare dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia. E la mostra che potremo vedere oggi, che inaugureremo fra poco, è stata ideata 2 anni fa dalla dottoressa Cristina Jaworska, che da anni vive a Torino e che è la figlia di un ex combattente che ha battuto per la vostra e la nostra libertà nella battaglia di Monte Cassino. L'iniziativa di oggi è stata fatta in collaborazione con l'ufficio consolare dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma e con l'Associazione dei Polacchi a Salerno e grazie anche all'aiuto del Comune di Salerno. Appassionato di storia, ma appassionato in questo momento anche del mondo polacco, mi trovo oggi a parlare di questo grande avvenimento che è questa mostra che sta circolando in Italia del rapporto fra i polacchi e gli italiani. È una mostra che rappresenta tutta una storia e la rappresenta attraverso gli episodi più significativi del rapporto con l'Italia. I polacchi sono sostanzialmente stati cristianizzati 1050 anni fa, tanto è vero che nel 2016 avverrà l'anniversario della cristianizzazione della Polonia nel 996 d.C., ma significativamente i polacchi sono stati in giro per l'Europa perché esuli dalla loro patria dopo la spartizione della Polonia fra Austria, Prussia e Russia. E questo ha portato i polacchi ad essere presenti nelle vicende più importanti italiane. C'è un grande poeta, Adam Mickiewicz, che è stato addirittura capo di una legione di cittadini polacchi che ha partecipato alla guerra in Lombardia accanto all'esercito napoleonico. E questo grande poeta, nel momento in cui arriva a Roma, spera di trovare nel Papa Pio IX un appoggio alla voglia di ritornare in patria. E la cosa interessante è anche un'altra, che questa voglia di ritornare in patria si trova anche nell'inno polacco. Nel 1797 addirittura a Reggio Emilia, mentre gli italiani costruivano la loro bandiera tricolore, i giovani patrioti polacchi facevano l'inno nazionale polacco, o meglio creavano il testo dell'inno nazionale polacco, e in questo testo invitavano un loro generale, il generale Dąbrowski, a marciare con loro dalla terra italiana verso la Polonia, a riprendersi la Polonia ormai separata. E questo fatto poi ritrova addirittura un analogo momento nell'inno italiano. La quinta strofa dell'inno italiano parla del sangue polacco e del sangue italiano
che gli austriaci si beccarono e con cui naturalmente non riuscirono a vincere. Questo è l'unico episodio nella storia del mondo che un inno, che due inni si incrociano con due frasi relative all'altra nazione importante con cui essi hanno avuto rapporto. Ma questo momento forte della storia polacca naturalmente poi sarà ripreso nel momento in cui nel 1918 la Polonia ritorna ad essere uno Stato autonomo e indipendente. Da questo momento la Polonia è tutt'altra cosa e anche il momento difficile per loro della dominazione sovietica, ma il momento luminoso di Solidarność e di tutto quello che poi Solidarność ha rappresentato nella storia di questo nostro recente passato. 1980 Solidarność, 1989 si gestisce un nuovo metodo di rapporti nell'Unione Sovietica e poi alla fine l'adesione nel 2004 all'Unione Europea, che testimonia ancora una volta dell'importanza di questo paese. Una cosa che mi sento di dire, perché che è significativamente importante, è che questo paese nel 1750 era uno dei più grossi paesi, se non il più grosso paese cattolico d'Europa. Addirittura i suoi confini arrivavano fino al Mare Adriatico, al Mar Nero, alla catena degli Altai, al Mar Baltico. Quindi era un paese grandissimo, importantissimo, in cui ci sono stati rappresentanti di questa cultura, di questa politica.